Grazie ragazze, ci siamo. Scusate un po' in ritardo, ma non funzionava il proiettore. Come state? Bene. Ok, allora, se adesso mi date una mano voi, in maniera che ci combiniamo giusto con quello che ha fatto il professor Grasselli, quindi Martino. Allora, voi non avete fatto ancora nessun esercizio sui sistemi lineari, giusto? Giusto? Perfetto, quindi adesso io oggi vi faccio un'introduzione ai sistemi lineari e poi lo riprendete come argomento sicuramente lunedì della settimana prossima con Martino. Perfetto. Allora, Cristian, dov'è Cristian? Perfetto. Vedi. Va bene Alzheimer, ma fino a un certo punto. Allora, come al solito, ragazzi e ragazze, partiamo dall'esame, ok? Quindi facciamo un focus sull'esame e su che cosa possiamo chiedervi all'esame relativo al concetto di sistema lineare. Possiamo chiedervi la soluzione fondamentalmente di un sistema lineare, quindi un qualcosa che avete visto si scrive AX uguale a B, dove A è una matrice, X e B sono dei vettori. Li scrivo sottosegnati per dire che ci sono dei vettori e se A è una matrice M per N, quindi M Milano righe, N Napoli colonne, allora guardate, qui devo scrivere un M per N e per poter considerare il primo sistema, la X deve appartenere ad R N e quindi il numero di colonne della matrice, ricordo la matrice si legge riga e colonna, quindi il primo è il numero delle righe, il secondo è il numero delle colonne e quindi il numero di colonne deve essere uguale al numero delle incognite. Ok, questo l'avete già fatto quando sicuramente l'avete visto nei video quando abbiamo la trasformazione da un sistema lineare ad un prodotto matrice vettore. Faccio? Ci siete? O vi ho già perso? Vi ho già perso, allora devo tornare un attimo indietro. Allora, ok? Va benissimo, nessun problema, lo facciamo. Allora, lo facciamo. Guardate pazienza, ma purtroppo quando ci si incastra così a volte. Allora, arriviamo lì tra un attimo, ok? Quindi adesso ci lasciamo un attimo di tempo. Guardate questa cosa qua come un messaggio del futuro prossimo, perché è quello che facciamo adesso. E cioè, pensiamo a un sistema lineare. Adesso a questo punto torno alle superiori e scrivo un qualcosa del tipo 2x più y uguale a 1 e x meno y uguale a 0. Fatemi cambiare, che siccome me lo sono inventato. A occhio va meglio scritto così. Basta. Adesso non lo cambio più. Guardate pazienza, così a occhio mi vengono giusti i conti. Questo lo riconoscete tutti? Giusto? Tutte e tutti? Qui siamo nei superiori. E guardiamo la caratteristica più importante di questo sistema. Quella che adesso noi vogliamo superare. La caratteristica più importante è che abbiamo quante incognite? Quante incognite? Due. Quante equazioni? Quindi abbiamo tante incognite, quante equazioni? Ok. In generale questo è un difetto, se vogliamo, perché dire che ci sono tante equazioni, quante incognite, non sempre siamo così fortunati.
Vedrete in statistica, questo non succederà quasi mai. Seconda cosa importante, quindi qui abbiamo il numero di equazione che è uguale al numero delle incognite. Abbiamo, se volete, dei numeri piccoli, e cioè abbiamo due equazioni, due incognite, mentre in generale, quando abbiamo a che fare con un qualcosa di natura prettamente economica, beh, le incognite sono tante. Vi faccio un esempio estremamente pragmatico. Se voi volete fare un investimento azionario, il modellino più facile e il più elementare che utilizzate si chiama modello di Markowitz, nel quale ogni titolo azionario ha un suo peso e quindi lo spazio in cui lavoriamo è uno spazio di dimensione 500. Uno, il peso di ogni singolo titolo azionario. Ok? Quindi pensare di lavorare su spazi di R2, come in questo caso, è estremamente limitativo. Cioè, facciamo proprio fatica. Nella maggior parte dei casi bisogna lavorare su spazi di dimensioni enormi. E però vi sfido a scrivervi 500 equazioni. Ok? Serve una maniera più compatta, più chiusa, più facile da poter trattare da un punto di vista matematico. Ed ecco perché si passa dalla visione, se volete, di questo tipo il sistema, ad un sistema in cui abbiamo costruito una matrice, in cui sfruttiamo il concetto di matrice. Ma allora, cos'è il concetto di matrice? Proviamo un attimo a fare un passo indietro. Voi com'è che interpretate questi oggetti qui? Alle superiori, com'è che li interpretavate? Marco anche c'era qua, giusto? Marco? Marco? Beh, Anna me la ricordo. Chiara? Chiara? Anche Chiara, da Chiara. Eccola qua, Chiara. Perfetto, Chiara c'è. Io mi ricordavo che Marco, però. No. Adesso arriva, poi lo becchiamo. Com'è che interpretiamo questi oggetti qua? Cos'è che sono geometricamente questi oggetti? Chiara, ti ricordi? Ogni singolo oggetto. Una retta. Ok, quindi questi noi li interpretiamo così. Quindi adesso, prima interpretazione. Oh. Prima interpretazione di questo oggetto. Guardo questo oggetto qui per righe e penso che ognuna di queste righe sia in realtà un'equazione. Ed è un'equazione, quindi la prima la leggo così: y uguale a meno 2x più 3 e la seconda è y uguale a x. Ok? Quindi sto pensando di fare che cosa? L'intersezione tra due rette. E quindi quello che io andrò a generare in realtà è un punto. Continuo a perdere. Quindi la prima è la seconda, che è la più facile, la bisettrice primo terzo quadrante. L'altra passa per il punto 3 e si annulla in, allora, si annulla nel punto 3 mezzi. E, ta, 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 3 mezzi, sì. Quindi 3 mezzi, quindi qui. E la soluzione del sistema è il punto di contatto tra le due rette. Ci siete? Tutte e tutti. Adesso proviamo un attimo ad aumentare la dimensione. Ok? Beh, chiaro questo per tutte e tutti, no? Proviamo un attimo ad aumentare la dimensione. Se il sistema avesse questa volta tre equazioni e tre incognite, cosa che dovremmo fare noi? Allora, intanto non potremmo più disegnarle sul piano, dovremmo disegnarle sullo spazio queste cose. E non sono più rette, ma sono piani. Ognuno di questi, vedete, questa è una retta perché siamo in dimensione 2, ma se io qui adesso scrivo
uguale a x più y più 3, questo mi diventa un piano e dovrei un altro piano e dovrei intersezione con il terzo piano. È mica facile da capire geometricamente. Ok, diventa molto nel momento in cui io passo da dimensione 2 a dimensione 3, a dimensione 4, 5, questa visione qui è pessima. È quella che non ci permette più di capire niente. Perché non ci permette di capire niente? Perché se osservate, tecnicamente, lei è fatta per essere letta per righe. E nel momento in cui io passo da dimensione 1 a da dimensione 2 a dimensione 3, comincio ad avere a che fare con oggetti che non riesco più a visualizzare nella mia testa. Allora cosa bisogna fare? Bisogna cambiare il punto di vista. E adesso però questo stesso sistema, identico e preciso, ragazzi e ragazze, guardate, lo scriviamo in un altro modo e per l'esattezza utilizziamo tutte le informazioni che avete visto con il professor Grasselli, con Martino, le utilizziamo per riscriverci questo sistema. Guardate che cosa faccio. Prendo il sistema. Adesso me lo scrivo così. Me lo scrivo così, scrivo, guardate. 2, 1, x più 1, 1 meno 1, y uguale a 3 e 0. Cos'è che ho fatto? Ho visto questo oggetto qui, questa volta, non più per righe, ma per colonne. Se osservate... Osservate, provate un attimo a fare il prodotto qui. Numero per vettore, quindi il prodotto per uno scalare, mi raccomando, non prodotto scalare che avete visto in fisica alle superiori, ma prodotto per uno scalare, per un numero, meglio se non l'hai visto. Se non l'hai visto fai meno casino. Ok, se non avete mai visto il prodotto scalare, meglio ancora, perché questo qui è il prodotto di un vettore per un numero. Com'è che si fa il prodotto di un vettore per un numero? Ci dovete saperlo. Ok? X per 2 e X per 1. Ok? Ci siete? Tutte e tutti? Qua come faccio a fare il prodotto di un numero per un vettore? Il numero mi moltiplica tutte e due le componenti del vettore Y e meno 1. Ok? Guardate, vi torno indietro. 2X. 1 per x, prodotto di un vettore per un numero, prodotto per uno scalare, più y meno y, uguale a 3, 0. Quindi qui è una somma di vettori. Ma come faccio a fare la somma di vettori? Componente su componente. Ci siete? E quindi troverei di nuovo 2x più y, x meno y, uguale a 3, 0. Ma quando questo vettore è uguale a questo vettore? Beh, quando la prima componente è uguale a questa e la seconda è uguale a questa. E sono ritornato esattamente al punto di partenza. E voi dite tutta sta storia per tornare al punto di partenza. No, no, perché vedete, la cosa che noi dobbiamo guardare bene è questo punto qui. Questo adesso è estremamente importante. Perché guardate, abbiamo scritto il nostro sistema non più per righe, ma per colonne. E abbiamo detto, il sistema, adesso attenti, attenti, mi ascoltate un secondo, provate a non copiare un attimo, mi ascoltate solo un attimo. Guardate, il sistema ammette soluzioni, ok? Qual è che è il nostro obiettivo? Trovare chi mette al posto di x e chi mette al posto di y, giusto? Il sistema ammette soluzioni se facendo una combinazione lineare con questi due vettori, combinazione lineare tra i due vettori, io trovo il vettore dei termini noti. Vedete che l'abbiamo cambiata. Prima era ho due rette, voglio trovare dove si intersecano. Adesso, trovando una combinazione lineare di questi due vettori, posso trovare il vettore dei termini noti? Questa è la trasformazione di un sistema. Dalle equazioni, ok? Da singole equazioni, lo trasformiamo in forma semplice matriciale che utilizza la matrice. Ok? Infatti, questa scrittura qui equivale a tutti gli effetti.
alla seguente. Guardate come costruiamo la matrice. Mettiamo x e y. La prima è la colonna delle x, la seconda è la colonna delle y. E scriviamo 2, 1, 1, meno 1, i coefficienti di x. Guardate, i coefficienti di x nel sistema, i coefficienti di y nel sistema, lo moltiplichiamo per xy e otteniamo 3, 0. Questa moltiplicazione qui dentro, ok, che adesso ho scritto con un puntino, ma che di solito non si scrive mai, vuol dire esattamente fare questa riga per la x, quindi questo vettore per x più questo vettore per y, quello che ho scritto qua sopra. E abbiamo trasformato il nostro sistema da una serie di equazioni a matrice per vettore dei termini noti, vettore delle incognite uguale a vettore dei termini noti. Questa è la cosa più importante che dovete imparare. Ok? La prima cosa che dovete imparare, perché adesso questa ci permetterà in modo estremamente facile, ma vi assicuro estremamente facile, di risolvere i sistemi lineari. O meglio, non di risolverli, ma di capire se hanno o non hanno soluzioni. Ok, e sembra, guardate, vedete che sembra semplicemente cosmesi matematica. Abbiamo cambiato il trucco alle due cose, ok? Ma sembrano la stessa cosa, ma la visione diversa ci permette di ottenere, e questo succede spesso in matematica, guardare il problema leggermente da un punto di vista diverso, ci dà indicazioni estremamente rilevanti. Ci siete? Mi seguite? Allora, guardate, guardate che cosa vuol dire dal punto di vista pratico, cosa vogliono dire dal punto di vista pratico le due idee che abbiamo appena messo in campo, ok? Beh, questo l'abbiamo già vista. Ok, abbiamo l'equazione, e adesso dovrei risolvere questo sistema. Come faccio? Beh, devo trovare il punto di intersezione, vorrebbe dire che y uguale, sostituisco, al posto della x metto dentro questo, ok? E quindi mi diventa meno 2y più 3, e quella sotto la scrivo uguale. Questo l'avete fatto alle superiori, sostituzione, ok? Se e solo se, questo mi dà quindi 3y uguale a 3. Ecco perché prima ci ho messo un quarto d'ora a scrivere il secondo termine, perché così mi interessava avere i conti fatti bene. Y uguale a x, e quindi x, y uguale a 1, e x uguale a 1. E quindi abbiamo trovato il punto di intersezione tra le due rette. Facile. Superiori. Penso seconda superiore, sistemi lineari, due equazioni, due incognite. Ok? La difficoltà è che adesso dobbiamo passare a descrivere un portafoglio azionario di 500. Ok? Non lo scrivete in equazioni, un portafoglio da 500, non lo scrivete. Dovete utilizzare questa notazione. Ok? La notazione in cui c'è matrice, pesi, incognite, termini noti. Ok, perché vedete, è talmente compatta che qua adesso che ci sia scritte 2 o che ci siano scritte 500, questa è la scrittura che utilizziamo. E adesso però cerchiamo di capire, sfruttando due informazioni importanti che voi avete già, e cioè il rango e il determinante, quando un sistema scritto così ammette soluzione. Il trucco è tutto quanto lì. Cambio di punto di vista. Guardiamo prima geometricamente il nuovo punto di vista, ok? Quindi adesso ritorno qui. Mi state seguendo, ragazzi e ragazze? Vi torna? Adesso torno qui e mi riprendo questa, che prima ho tralasciato, e la proviamo a scrivere, proviamo a rappresentarla graficamente. Vediamo di che animale stiamo parlando. Beh, qui sto facendo una cosa diversa. Ho sempre il piano, Guarda, ragazzi, ragazzi, ho sempre il piano. Sono sempre sul piano. Però adesso devo
La X e la Y non le scrivo più qui, eh. Occhio, non le scrivo più X e la Y, perché la X e la Y hanno significati diversi. Adesso io devo scrivere il primo vettore, questo, che chiamo V1, e allora il primo vettore è, mi faccio la scala, qui è 1, qui è 2, qui è 3, qui è meno 1, qui è 1. Qui è 2, 3, e mi sembra che abbiamo tutto, e qui meno 1. Allora, primo vettore, 2, 1. Cosa vuol dire vettore 2, 1? 2, 1. Dovete pensarlo come il punto, ok? Mentre 2, 1 vuol dire 2,1. Quindi x, 2, 1, questo è il primo vettore. Secondo vettore V2. Ho sbagliato, deve essere viola. V2. Allora, il vettore V2 è invece il vettore che ha 1 meno 1. Ragazzi e ragazze, ci siete? E adesso mettiamo il vettore B, e cioè il vettore dei termini noti. X uguale a 0, y uguale a 3. Allora, fatemi controllare se ho fatto giusto. 2, 1. Non mi torna una cosa, portate pazienza un secondo. Credo che ho sbagliato. Vedi? Io ti voglio bene, no? Vedi che ti voglio bene quando mi dici queste cose? Perché non mi tornava. Ero là che facevo i conti 3.000 volte, ho detto come faccio a arrivarci. Allora, scusate, avete fatto casino? Se avete fatto casino è colpa mia. Naturalmente 3-0, x3, y0, ok? Mancherebbe altro. E guardate, adesso cosa vuol dire fare la somma dei vettori V1 e V2? Vi ricordate cosa vuol dire fare la somma di vettori? Regola del parallelogrammo, perfetto. Ok, quindi adesso cos'è che stiamo chiedendoci? Vi prego, ascoltatemi adesso. Cos'è che ci stiamo chiedendo? Posso fare una combinazione di questi due vettori in modo da ottenere il terzo? Posso in qualche modo prendere un po' di volte questo, un po' di volte questo, in maniera che mi venga il B? Certo che lo posso fare, guardate, ma in questo caso mi viene facilissimo proprio. Mi basta prendere una volta il vettore v1, x uguale a 1, una volta il vettore v2 e trovo proprio il vettore dei termini noti. Quindi, quello che a me interessa, vedete, se io faccio adesso il parallelogramma per questi due, trovo la soluzione. Poi io posso fare questa regola del parallelogramma, scegliendo x come voglio e y come voglio. Quindi avendo fondamentalmente la x da V1 la posso scegliere avanti, grande quanto voglio io. Oppure dall'altra parte, se ci cambio il segno. Stessa cosa su questa direzione. E posso fare tutte le possibili combinazioni tra questi due vettori. E il mio obiettivo è che devo mettere al posto di x, al posto di y, in maniera da ottenere esattamente il vettore dei termini noti. Mi torna questo nuovo cambio di direzione. Questo è lo stesso per qualsiasi dimensione. E cioè, attenti, attenti adesso. Prima, quando ragionavamo per righe, ok, era difficile passare dalle rette ai piani, a quelli che vengono chiamati iperpiani quando sono dimensioni maggiori di 3. Non capisco più niente. Ma qua invece la combinazione di vettori, che qui ce ne siano 27 combinazioni, l'idea è la stessa. Devo prendere un po' di volte questo vettore, più
un po' di volte di questo vettore e trovare il bagliore dell'ultimo vettore. Mi avete seguito? Quindi lì, no. Ti riprovo? Dimmi, fammi la domanda. Ma quale? Di V2 dici? Nel disegno, dimmi. Sì? Attenta perché però questo non sono più l'asse dell'X, l'asse dell'Y, eh. Mi raccomando, è quello che cambia. Attenta, X e Y non sono più l'asse delle X e l'asse delle Y. E cioè X e Y adesso mi rappresentano quante volte, vedi? Quante volte prendo il vettore V1 e quante volte prendo il vettore V2? Non fare confusione con prima. Prima X e Y erano proprio le componenti. Adesso c'è cambiata questa. Dobbiamo guardarlo con degli altri occhiali, questa stessa struttura. Ok, dimmi. Guarda, attento, guarda. Io adesso, vedi che devo, quello che io devo fare è prendere, trovare X qua e trovare X qua. Queste X e Y qui, che io ho inserito lì, sono quante volte prendo il vettore V1 e quante volte non mi rappresentano più. Vedi che non ho scritto X e Y qua. Non mi rappresentano più la X e la Y, ma mi rappresentano quante volte devi prendere il vettore. Questi, se vuoi, potrei chiamarteli. Mi chiamo così. Questo è l'asse W1 e questo è l'asse W2. Che non c'entra niente. Ok, e la domanda adesso è: su questo spazio vettoriale di dimensione 2, che è R2, le cui componenti sono W1 e W2, c'entra niente con quella cosa. Adesso, in questo spazio vettoriale, io ho proiettato due vettori, il vettore V1 e il vettore V2. Questo e questo. Adesso ti sto chiedendo: quante volte devi prendere V1? E quante volte prendere V2? Quante volte devi prendere il vettore V1 e quante il vettore V2 per arrivare nel vettore B? Questo è il cambio di divisione. Ci sei? Questo è il cambio di divisione. Quante volte lo devo prendere? Beh, mi basta prendere una volta il vettore V1, una volta il vettore V2 e trovo proprio il vettore B, che è la soluzione. Che avevamo trovato prima. Ok, e tu dici, beh, vale, l'avevo trovata prima. Certo, sono d'accordo con te, ma la necessità adesso è che in realtà non abbiamo solamente spazi di dimensione 2, abbiamo spazi di dimensione 50. E adesso questo oggetto qui, adesso, se cominciamo a avere dimensioni molto ampie, io non riesco più a gestirlo con le equazioni. Devo fare questo passaggio con l'idea di vettore. Meglio? La collega davanti? Ok, meglio adesso. Qualcun altro, ragazza, ragazzi, mi seguite? Mi torna? Abbiamo rischiato la vita, ma ce l'abbiamo fatta. Ci siete? Tutti ok? Tutti ok? Bene. Allora, guardate, adesso il mio obiettivo è il seguente. Arriviamo dal futuro. Quindi, tutta generalità, mi troverò a ragionare così. Guardate, vi faccio un esempio concreto in cui si scrive. È chiaro intanto che posso ogni sistema di qualsiasi struttura lo posso scrivere così: matrice, incognite, vettore di termini noti. Adesso qui dobbiamo esserci. E però la mia domanda adesso è: ma posso, utilizzando le informazioni che avete voi e che avete già voi, sapere se il sistema ammette soluzione? Occhio, questa domanda è difficile. È chiaro che se io ragiono su rette e non rette, mi incasino, ma in realtà, se voi utilizzate il rango, il concetto di rango, sicuramente sapete già dire attenti e attente, non sapete trovare la soluzione.
No, non ancora. Ma sapete sicuramente dirmi se un sistema ammette o non ammette soluzioni. E adesso lo guardiamo assieme. Lo facciamo con uno facile. Eccolo qui. E me lo pisco. Meno x, meno y, più 5z, uguale a 1. Meno y più z uguale a 0 e x più z uguale a 0. Fatemi controllare. Allora, sistema tre equazioni, tre incognite. Posso guardarle? Sì, se volete. Sono tre piani nello spazio tridimensionale che devono incrociarsi, li vedete? Io no, che non li vedo, perché possono essere messi in 500 modi diversi, tre piani. Guardate che tre piani possono essere messi così sullo spazio. Uno, un piano, due piani e tre piani. Ok, quindi l'intersezione mi diventa una retta. Ok, non riesco a farlo. Uno, un piano, secondo piano messo così, terzo piano messo così. Quindi vuol dire che l'intersezione è una retta. O potrebbero essere messi anche, si dice sghembi, non avere nessuna intersezione tra loro. Non è banale, guardate che già, mentre le rette sono facili, le rette come sono nel piano? Tre posizioni delle rette nel piano. Cristian, tre posizioni delle rette nel piano. Rette, due rette nel piano, possono essere. Incidenti? Parallele? Coincidenti? Incidenti? Incidenti va per perpendicolare, ok. Va bene anche perpendicolare perché incidenti vuol dire che hanno un punto in comune. In più perpendicolari hanno anche un angolo di 90 gradi, ma sempre incidenti sono. Parallele, non si intersecano mai, e coincidenti. Invece, se ci pensate, già intersecare tre piani sullo spazio è un casino pazzesco, non riesco a vederlo. Cioè, è difficile vedere così ad occhio come sono messi. Però guardate, noi cosa facciamo adesso? Forma matriciale. Una matriciana, che vuol dire un'altra roba. Lo so che il tempo sarebbe giusto, ma no, in questo momento no. Come faccio? Mi scrivo x, y e z. Ho una matrice che ha tante, guardate, tante colonne. Quante le incognite? Tante. Colonne, quante le incognite. E metto sotto i numeretti. Chiara, mi dai una mano con i numeretti? Bravissima. Zero. Ottimo. E adesso mi riscrivo x, y e z, le tre incognite. Questo vuol dire che devo fare la prima colonna per x più la seconda colonna per y più come vettore, la terza colonna per z. Ci siete? Uguale al vettore di termini noti. Ah, che non è mica facile però. Lo stesso non è mica facile, giusto? Perché in realtà, scusatemi, non vi ho detto un'altra cosa. E questa matrice qua ha tante righe. Quante sono le quante sono le? Allora, no, sì, in questo caso, però, ma in generale, guarda, quante sono le equazioni? Quante sono le equazioni? E cioè, guardate, se qui avessi un'altra equazione, vedete, se qui avessi un'altra equazione, dovrei scriverla qui, e quindi avrei 4, mi verrebbe una cosa con 4, scusate, con 3 colonne e 4 righe. Mi seguite?
Tutte e tutti? Adesso, secondo voi, com'è che possiamo capire se il sistema ammette o non ammette soluzioni? Usando il rango. Cos'è il rango? Definizione di rango. Dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice, giusto? Rango, dimensione, ve lo ricordo, ve lo scrivo. Disgraziato. Adesso guardiamo un attimo. Battezziamo questa A. Sapete calcolare il rango di A? A me interessa se lo sappiate calcolare il rango. Come facciamo? Allora, intanto, che animale è il rango? Da dove vive il rango? Cos'è? Intanto cos'è? Un numero, giusto? È un numero che abita tra 0 e 3. Perché tra 0 e 3? È 0 quando la matrice è fatta tutta da zeri. E 3 invece quando esiste una sottomatrice 3 per 3 con determinante diverso da 0. E tutte le matrici più grandi hanno determinanti uguali a zero. Ci siete? Tutte e tutti? Ok? Quindi quando fate l'esercizio sul rango, ad esempio, se uno mi lascia in bianco l'esercizio sul rango, non gli dico cosa penso di lui. Ci sia anche perché? Perché basta guardare la matrice. Se la matrice è una matrice 3x4, allora il rango è o 0, o 1, o 2, o 3. Non può essere 4 perché è più piccolo tra il numero di righe e il numero di colonne. Che siamo? Ma 0 lo escludo perché? Perché se non è tutta di zeri non può essere 0. Quindi il rango è 1, 2 o 3. 33,3% periodico di probabilità di farla giusta. Se uno lo salta è. Non posso dire la parolaccia. Va bene, ma ci siamo capiti? Qui è più difficile però. Qui è più difficile. Adesso vediamo un attimo. Il rango di A. Beh, cerchiamo di calcolarci questo rango. Vediamo un attimo. Allora, devo copiarmi la matrice però. Allora, io qui faccio così. Non so come vi ha abituato Martino. Io faccio così. Allora, intanto mi scrivo l'animale dove vive. Ok. Qui ci sono due teorie. O parto dal più piccolo o parto dal più grande. O parto dal più piccolo. No, non importa, lasciami un po' di tristezza nella vita. Tanto chi se ne frega. Qua è facilissimo lo stesso. Parto dal più piccolo. Allora, sicuramente a rango 1 perché c'è un numero, non è tutta 0. A rango 2? A rango 2 perché rango 2 vuol dire che esiste almeno una sottomatrice 2x2 con determinante diverso da 0, già trovata. Zac. Occhio ragazzi e ragazze che ne basta una, eh! Potrebbero essere 0 tutte le altre, ma me ne basta trovare una. Cioè, per capirci, se io mi prendo questa matrice qua, osservate che l'unico, l'unica, anzi, ve ne faccio una di più brutta ancora.
questa carogna. Questa ha rango 2. Ma guardate, c'è un'unica di queste matrici 2x2 che ha determinante diverso da 0. Quella lì, in qualsiasi altro modo mettete le sbarrette lì, trovate determinante uguale a 0. Quindi mi basta una 2x2, determinante diverso da 0, perché il rango sia, occhio, almeno 2. Ci siamo? E domanda, in quanti modi diversi, quante 2x2 ci sono lì dentro? In una 3x3? Quante? 9, bravissimi. Perché posso mettere in 9 in tre modi diversi, posso cancellare in tre modi diversi la riga, vedete? E in tre modi diversi la colonna. E quindi ho tre possibilità per il cancellare la riga e tre possibilità per cancellare la colonna. Quindi ho 1, 2, 3 per 1, per 2 e per 3. Ci siete? Mi avete seguito? Quindi, ho la pena che sta morendo. Quindi, morale della favola. Interessante questa cosa, perché abbiamo appena capito che questo è messo così. Questo è messo così. Adesso, quando è 2 e quando è 3? Cristian, quando è 2 e quando è 3? Quando è 2 e quando è 3? Perfetto, quindi cos'è che facciamo adesso noi per capire se è 2 o 3? Bravissimo, se il determinante è uguale a 0, se il determinante è diverso da 0, chiaro per tutte e tutti? Facile, no? Sviluppo rispetto all'ultima riga. Posizione pari, dispari, pari, quindi segno più. Questa è la posizione riga 1, colonna 3, quindi posizione pari. Questa è riga 3, colonna 3, quindi posizione pari. Quindi questo è uguale a 1 per il determinante della matrice che ottengo cancellando prima colonna, ultima riga, meno 1, 5, meno 1, 1, più 1 per il determinante della matrice che ottengo cancellando questa volta la terza riga e la terza colonna, e quindi ottengo meno 1, meno 1, 0, meno 1. Tutto giusto? Mi avete capito? Aiuto con i colori. E i segni, mi raccomando, i segni sono fatti più o meno, ok? Posizione pari e posizione dispari. Ricordate? Sì, avete fatto un sacco di esercizi su questo. E quindi questo abbiamo. Meno 1, meno meno più 5. Datemi un'occhiata ai conti, mi raccomando, vi prego. E qui abbiamo più 1. E quindi 5. Diverso da 0, il rango di A è? E questo cosa ci dice? Boh, sembra non dirci niente adesso il rango. Ma, per quale motivo è che potrei applicare il rango adesso a sta roba? Boh. Occhio, guardate cosa posso fare io. Posso chiamare questa matrice A, la posso chiamare matrice incompleta e dire il rango della matrice incompleta è uguale a 3. Adesso, insieme alla matrice A, mi metto una sbarretta, e metto i termini noti. Questo la chiamo AB e la chiamo matrice completa. In generale, che cosa vi aspettate? Vi ricordo cos'è il rango. Cos'è il rango? La dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice, giusto? Qui ho aggiunto un'altra colonna. Qui
Quindi il rango della matrice completa, com'è che sarà rispetto al rango della matrice completa? Il rango della matrice incompleta sarà sempre minore o uguale del rango della matrice completa. Mi seguite? Perché ho aggiunto una colonna, quindi ho aggiunto un'altra possibilità tra le colonne di avere colonne linearmente indipendenti, e quindi ho aggiunto un'altra possibilità di aumentare la dimensione del sottospazio vettoriale generato e quindi del rango. Ripeto, allora, prendo la matrice incompleta e la matrice originale, ci aggiungo una colonna, trovo la matrice completa. Di solito il rango generato dalla matrice incompleta è minore o uguale dal rango generato dalla matrice completa. Quando sono uguali? Questo è da capire. Se fate meno di scrivere, mi ascoltate meglio adesso. Quando sono uguali, però, cosa dico? Allora, mi va bene, ok, ho capito, ma lo voglio con i vettori. Determinato diverso da zero. Perfetto. In realtà me ne basta uno diverso da zero. Ma adesso voglio con i vettori. Allora, non pensate a come calcolate. Provate adesso, no, da stare un attimo. Non pensate a come calcolate il rango, ma provate per un attimo a pensare alla dimensione del sottospazio vettoriale generato, cioè ai vettori come si compongono tra loro. Cos'è che dice che il rango è 3? Vuol dire che se io prendo questa matrice qui, quindi la matrice incompleta, ok, io genero uno spazio vettoriale di dimensione 3. Questo vuol dire questo 3 qua. Ci siete? Va bene per tutti e tutti? Adesso, se io aggiungo un'altra cosa, pensiamo che il rango sia ancora 3, il che vuol dire che io ho aggiunto una colonna che però tecnicamente non serviva a niente, ce l'avevo già prima. Ma cosa vuol dire allora questo? Che questa colonna, occhio, che questa colonna la posso scrivere come combinazione lineare delle colonne della matrice. E quindi il vettore, e quindi che il sistema ammette soluzione. Questo è il punto delicatissimo. Ripeto, questa è la prima parte di quello che mi hai chiamato il teorema di Rocce-Capelli. Lo ripeto di nuovo, ascoltatemi. Allora, prendo il rango della matrice incompleta, calcolo il rango della matrice incompleta. Questo mi dà la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice. Calcolo il rango della matrice completa, in cui ho aggiunto un'altra colonna. Mi viene uguale a quello di prima. Cosa vuol dire? Che allora, le informazioni che erano contenute qui dentro, ce le avevo già prima. E quindi vuol dire che, facendo una corretta combinazione lineare di queste tre colonne, posso ottenere questa colonna. Ma fare la combinazione lineare delle tre colonne vuol dire fare questo. Questa più questa mi dà questa. Allora vuol dire che esiste almeno un x e un y che mi spara fuori quel valore là. Ma allora vuol dire che il sistema ammette soluzione. Ci siete? Lo riprovo in altro modo ancora? Questo è il punto più importante, secondo me, della lezione di oggi. Ok? E cioè, voi dovete pensare come? Guardate, pensate un attimo. Allora, lo so che è un esempio idiota, ok? Ma avete fatto i bigliettini? Va bene, ai superiori avete fatto i bigliettini, no? Mai fatto i bigliettini? Mamma mia, che brava ragazza. Allora, guardate qua. Esempio idiota. Sì, lo so che è un esempio idiota, ma così. Lo so che è un esempio idiota, ma così vi rimane. Allora, questo è il contenuto del primo bigliettino.
Questo è il contenuto del secondo bigliettino. Questo è il contenuto del terzo bigliettino. Ok? Mettete sì, non vi dico un baricone. Ok? Bene, questa è la domanda che c'è nel compito. Allora, voi con i tre bigliettini rispondete allo spazio vettoriale di dimensione 3. Ci siamo? Adesso calcoliamo. Mettiamo dentro la domanda se ancora siamo nello stesso spazio di dimensione 3, vuol dire che con i tre bigliettini rispondete alla domanda. Sistema mette soluzione. Ok? Se invece sta maledetta qua mi diventa 4, cosa succede? Che nel bigliettino c'era un'informazione, che la domanda era un qualcosa che non riuscivate a costruire dei tre bigliettini. E quindi il sistema non ammette soluzione. Ok, l'esempio è stupido, ma è esattamente quello che succede. Dimmi, Chiara. Dimmi, collega di Chiara. Perché vedi, guarda, quando tu aggiungi questo pezzettino qui, no? Allora, questa è 3. E questa è 3 vuol dire la dimensione del sottospazio vettoriale generato da queste colonne è 3. Bene, adesso ne aggiungo un'altra. Se questa sale, salta da 3 a 4, vuol dire che qui dentro c'era un'informazione in più. Ok? E allora vuol dire che con queste 3 tu non riuscivi a costruire questa. Una combinazione lineare di queste 3 colonne non ti permetteva di ottenere l'ultima colonna. Ci sei? Adesso lo guardiamo in pratica. Ok? Allora, il vostro collega mi dice, Prof, lei è un po' un cialtrone però. Perché? Perché in questo caso mi ha fatto un esempio veramente idiota. Perché il rango della matrice AB, se lei mi ha detto che il rango della matrice A è sempre minore o uguale del rango della matrice AB, adesso lei mi ha detto che il rango della matrice A è 3. Il rango della matrice AB non può che essere 3, perché una 4 per 4 lì dentro non ci sta. Ma allora cos'è che abbiamo appena visto? Che se il rango di A è uguale al rango di AB, il sistema, e l'abbiamo fatto senza fare neanche un conto. Mi avete seguito? Questo è importante. Adesso avete appena fatto, me l'ha fatto il vostro collega e mi ha detto, Prof, che sto dicendo? Qua non avrò mai un 4x4 dentro lì. Quindi il rango sarà sempre 3. Quindi questo sistema metterà sempre soluzioni. Bravissimo. Però prima non lo sapevamo noi. E guardando solo il rango, non abbiamo fatto neanche un conto. Guardando il rango abbiamo capito, il sistema mette soluzioni. Adesso vi faccio vedere quanto vigliacchi si può essere nella vita. Pronti? Non lo risolvo il sistema, Mi fermo alla prima parte del teorema di Roche-Capelli, perché voglio solamente trasmettervi oggi la trasformazione sistema di equazioni, forma matriciale e la prima parte del teorema di Roche-Capelli, esistenza e unicità delle soluzioni. Esistenza delle soluzioni, non unicità. Cristian, mi dai una mano. Matrice. Facciamo, guarda, mettiamo prima x, y, z. Uno. Grazie mille. Aspetta, ho sbagliato. Poi. X, Y, Z.
Siete? Tutte e tutti? Matrice A, vettore X, vettore di termini, vettore degli inconei, vettore di termini noti. Voglio capire, senza fare un conto, se questo sistema mette o non ammette soluzioni. Calcolo il rango di A. Il rango di A è un animale che vive tra 0 e 3, tra il più piccolo, tra il numero di righe e il numero di colonne. Ok? Giustamente il vostro collega mi dice, non mi sembra che sia una matrice tutta quanta fatta di zeri, quindi mettiamo già da 1 a 3. E 2? Esiste una 2 per 2 con determinante diverso da 0? Si vede a occhio. Guarda qua, questa fa 1. Quindi il rango è tra 2 e 3. Quando è 2? Perfetto. Quando è 3? Se il determinante è diverso da 0. Ci facciamo il determinante? Sviluppo rispetto alla prima colonna. Più, meno, più, quindi. Uno per il det di 1122 più 1 per il det di 1111. Tutti giusti i conti? Quindi mi viene 2 meno 2 più 1 meno 1. Concludo che il rango di A è 2. Sì. Allora, sì, aspetta, sì, e il determinante sarebbe venuto? Sarebbe venuto? Sì, ma non ho capito cosa vuoi fare. Perfetto, ottimo. La vostra collega mi dice, ovvio che il rango di questa cacchio di matrice è 2. La seconda e la terza riga sono uguali. La seconda e la terza colonna sono uguali. Quindi il rango sicuramente è 2. Perfetto. D'accordo con te. Ok, abbiamo fatto un conto e più abbiamo controllato anche con il determinante. Certamente, ci mancherebbe altro. La seconda e la terza riga sono uguali e quindi la seconda e la terza colonna sono uguali e quindi sicuramente il rango è 2. Ci siete? E la completa? E il rango della completa? Vedete? Adesso non posso più fare quello che dice il vostro collega, però. Perché? Perché quello che io so di sicuro, questo è importante, guardate ragazzi e ragazze, forse prima non l'ho enfatizzato bene questo qua. Attenti, sempre l'RK di A è minore o uguale dell'RK di AB, ok? Quindi guardate che adesso abbiamo però che l'RK di A è 2, minore o uguale dell'RK di AB. Prima avevamo che l'RK di A era 3 e mi spingeva da sotto. L'RK di AB deve essere 3 anche lui. Perché non c'era una 4x4 dentro là. Guardate adesso cosa succede. Quando io ho messo questo adesso, voi fate sapere se io so che questa ha determinante, scusate, questa ha determinante 0 e quindi ha rango 2. Ma adesso aggiungo un'altra colonna. Mi faccio sapere se il determinante, se il rango è ancora 2. Devo calcolarmelo. Però se il rango è 2. Bravissimo, sistema ammette soluzione. Se rango è 3, prima parte del teorema delle ricerche aperte, avete capito? Ok? A questo punto calcoliamoci questo maledetto rango. Quando il rango è 2 e quando il rango è 3? Occhio che adesso è difficile, difficile. Niente difficile, ma un po' più complicato perché. Perché quante 3 per 3 devo controllare? Quante?
Quante? Quattro. In realtà, guarda, posso, una posso toglierla perché questa l'ho già controllata. Ok? E quindi, in realtà, il vostro collega mi dice, prof, devi controllare tre volte. Uno, due, tre e quattro. Devo controllare tutte e quattro. Basta che, o meglio, quando devo controllarle tutte e quattro? Quando vengono tutti zero, non appena me ne viene una con determinante, il rango della completa è e il sistema. Dai, mi avete capito? Bravissimo, è bravissimo. Eccolo là. E allora, però io sono astuto come le faine. O meglio, voi siete astuti come le faine, perché la vostra collega lì prima mi ha detto: adesso io cancello una colonna. Quale colonna? Certo, perché quelle lì sono proporzionali, quelle lì non mi sono addirittura uguali. Quindi questa la butto via adesso, perché questa, ogni volta che ci saranno contemporaneamente queste due colonne, determinate per zero. D'accordo? Ogni volta che ci saranno contemporaneamente queste due colonne, quindi è inutile che io mi metta a fare il determinante di questa. Il determinante di questa farà zero, perché la prima e la seconda colonna sono uguali, neanche proporzionali, proprio uguali tra loro. Quindi via. E quindi cancello o la seconda o la terza colonna. Cancelliamo questa. Calcoliamo il determinante di 1, 0, 1. 1, 0, 2, no? Sì, sono deficiente io. E 1, 0, 2. Ma che bella questa. Bene, insomma. Zac. Morto tutto. Uguale. Sviluppo rispetto alla seconda riga. La seconda riga ha 0 nella posizione dispari. 1 posizione pari, 0 posizione dispari. Quindi 1 che moltiplica il determinante di quello che rimane, cioè 1, 1, 1, 2, uguale 2 meno 1, 1, diverso da 0. RK di AB è 3, il sistema non ammette soluzione. Questo è importante, vedete, ragazzi, perché cos'è che abbiamo fatto adesso? Abbiamo, ripeto, perché è proprio importante capire il concetto. Abbiamo preso il nostro sistema di equazioni. Prima erano, le abbiamo viste come equazioni, erano un casino. Nel momento in cui io passo da 2 a 3, devo cominciare a pensare ai piani, agli iperpiani. Mi sono ammazzato di come sono messe ce l'avevo qua. Ok. Allora, invece di pensare alle equazioni, le penso come vettori. E penso alla combinazione lineare di vettori. A questo punto ho uno strumento potentissimo che si chiama rango, che mi dice la dimensione del sottospazio vettoriale generato da una matrice. Ora faccio, confronto il rango della matrice incompleta con il rango della matrice completa. Se sono uguali, il sistema ammette soluzioni. Sono diversi, il sistema non ammette soluzioni. Facile, facile, veloce, estremamente pratico anche. Ok? E si chiama teorema di Roche-Capelli perché a scoprirlo è stato un italiano che si chiamava Capello, non mi ricordo il nome, ma un toscano, no, un torinese, ok? Se non sbaglio, il suo nome era Capelli, ok? Ma ha scritto malissimo la dimostrazione, ma ha scritto proprio la calligrafia malissimo. Non si capiva una mazza di quello che scriveva. L'ha beccato un francese, Rocher, ok? L'accento giusto, non so mai dove metterlo. Ha decifrato, l'ha pubblicata e si è perso il nome. Quindi non bisogna scrivere male. Morale della favola. Guardate. Siccome siete un po' stanchi, prima di fare il prossimo esercizio, dimmi, 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 dimmi. Sì? Allora, il sistema di soluzioni. Attenti e attenti. Non mi detto che ne metta una, occhio. Non è detto che ne metta una sola. È uno schifo questa roba qua, lo vedo da 3 secondi. Però volevo farvi vedere prima, solo per farvi rilassare un secondo. Guardate che
Un casino di volte in matematica succede esattamente questa cosa qua, e cioè la capacità è quella di prendere il problema e guardarlo da un punto leggermente diverso. Storietta, storiellina, ma le sapete già. Allora, Gauss a un certo punto, Gauss era bravissimo, ma bravissimo proprio dagli elementari, ok? Era proprio bravo, bravo, bravo. Insomma, ogni volta che faceva il problema, arrivava dopo la maestra di matematica, Sponi, gli dava il problema, 3 secondi dopo Gauss gli porta la soluzione. Due balli, sottoseto, continuava in 3x2, faceva. Allora, a un certo punto la maestra gli dice, no, piano, piano. Adesso, per favore, fammi la somma di tutti i primi numeri, fammi 1 più 2 più 3 più, fino a quando non arrivi a 100. Hai detto, almeno mezz'ora, sto qua starà a posto o no? 3 minuti dopo viene quella soluzione. E la maestra qua ha detto, mannaggia, lui tutti. Cos'è che ha fatto? Ha guardato il problema da un'altra prospettiva. Guardate cosa ha fatto. Ha fatto così. Ha detto, questo non lo so fare. Però adesso faccio così. E uno dice, ha fatto casino? No, perché cos'è che ha fatto? Invece di guardarli per riga, li ha aggiunti una seconda volta. Vedete che li sta sommando tutti 2 volte? Ma adesso li guarda per colonne. 101 più 101 più 101 tan 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 tan, più 101. Quindi sono 101. Per quante volte? Per 100? Fatto 2. Figo, no? Questa è la somma dei primi n numeri. Se voi fate se questa qua adesso voi la ripetete, la somma dei primi n numeri è esattamente n più 1, n più 1 per n fratto 2. E questa viene fatta una delle milioni di formule di Gauss che sono state date. Però, vedete, mi piaceva farvela notare. Di solito la faccio guardare, la faccio fare questa cosa qui, perché vedete, è anche in questo caso un passaggio da una visione verticale, scusate, orizzontale, ad una versione verticale. Esattamente quello che abbiamo fatto quando abbiamo parlato di vettori. Invece di guardare le equazioni, guardi i vettori. Ok? Altro esercizio. Adesso me lo invento direttamente per matrice. Guardate, non ho fatto esercizi da questi qua perché c'è un passettino in più da fare. Però. Sì. Non ho capito. Allora, no, no, aspetta, aspetta. Guardate, su Moodle, allora adesso torniamo all'esame. Io ero partito, sono partito gagliardo questa mattina, troppo gagliardo, ok? Nel senso che se pensavo che aveste già fatto la trasformazione tra sistema, tra matrice e sistema, quindi pensavo foste un passettino più avanti. In Moodle cos'è che vi chiediamo? Vi chiediamo di risolvere un sistema lineare, ok? Di trovare la soluzione. Però purtroppo, siccome siamo bastardi dentro, cosa succede? Che a volte il sistema non ammette soluzione. Ok, allora cos'è che dovete fare voi? Beh, dovete come primo passaggio cercare di capire se il sistema che avete ammette o non ammette soluzioni. Adesso andiamo a trovarne uno. Lo facciamo assieme, che è l'ultima cosa che vi faccio vedere, e provo a impostarvi, ma solo impostarvi, la seconda parte del teorema di Roche-Capelli, o teorema del rango. Quindi, la risposta è, non ci sarà in quel caso da calcolare il rango, ma ci sarà un sistema e vi chiederemo, trova la soluzione di questo sistema. Prendo uno che posso farci fare in modo abbastanza facile. Beh, prendiamo pure, no?
non scrivete che ho sbagliato. Ok, allora, esercizio d'esame. Trova la soluzione di questo sistema. Occhio! Prima devo capire se c'è la soluzione, perché se no faccio mille mila chilometri e la soluzione non c'è. Ok, quindi occhio che se il sistema non ammette soluzioni, come in quel caso, il caso precedente, devo scrivere aperta la tonda, chiusa la tonda senza niente dentro. Siamo? Non esiste soluzione. Però o mi metto a fare conti come un dannato o cerco di capire quello che sta succedendo. Quindi la prima cosa che faccio è aspetta che mi trasformo il sistema in una matrice. Lo faccio io, ormai avete capito. Metto x, y, z, metto 0, metto i coefficienti. Questo penso che avete capito tutti quanti senza nessuna difficoltà. Siete? Vi torna ragazzi? Ragazzi, ti torna? Facile questo, no? Questo è quello che abbiamo fatto assieme oggi. Questo è importante perché riuscite a trasformare un sistema di equazioni in un prodotto matrice, vettore, matrice. Scusate, matrice, vettore, vettore. Ok. Bene. La chiamo A, X, B. Rango di A. Che animale è? Varia tra 1 e 3. La guardo un attimo di più e varia tra 2 e 3. Perché? Perché il determinante di questo è 1. Vedete? Tutti, tutti? Seguite? Faccio il determinante di A, che tanto è quadrata. E prima riga mi viene 0 meno 1, occhio meno perché meno perché dispari, giusto? Posizione dispari, riga 1 ma quello è una 2, l'ultimo è più 1, det di 1 0 1 1 uguale meno, qui abbiamo meno 1 che moltiplica meno 1 più, e qui abbiamo 1 per 1 e quindi 2 diverso da 0. Cosa abbiamo appena dimostrato? RK di A uguale a 3. Quant'è RK di AB? Subito 3. Sistema? Avete soluzioni. Figo, no? Con un passaggetto solo sappiamo, siamo in grado immediatamente di dire che il sistema ammette soluzioni. Adesso, ultimi 5 minuti. Quante soluzioni? Questo è difficile. Questo è difficile, ma la regola. Allora, questo è difficile da dimostrare, ma la regola da imparare è facilissima. E cioè, quante soluzioni? Allora, vi ripeto, la regola, allora, dimostrarlo, io ho cercato di farvelo nel video, quindi ho cercato di raccontarlo, se avete avuto la pazienza, secondo me, si riesce a capire bene, ma quante sono le soluzioni? Infinite alla, attenti, questo non è l'infinito che abbiamo visto prima, che abbiamo visto assieme nella prima parte del corso, non è il punto di accumulazione di R, questo è solo un'indicazione pratica, ok? Infinito al numero di incognite meno il rango di A. Questo è la seconda parte del teorema di Rocher-Capelli. Adesso noi lo riempiamo. Quante sono le incognite nel caso precedente? Guardate, x, y, z. Quant'è il rango?
Attenti e attente. Devo prendere rango di A o rango di AB? O di AB? L'ho sentito. Sono uguali, è lo stesso. Rango di A, rango di AB è la stessa cosa. Su un libro trovate rango di A, sull'altro rango di AB, perché tanto vado a fare questa, entro qua, solo se il rango di A è uguale al rango di AB, sono uguali, se no non faccio questa cosa qua. Infinito alla zero, in questo caso vuol dire 1. Perché questo simbolo infinito che abbiamo messo lì serve solo ed esclusivamente a dirci che quante sono le variabili libere. Qui ci sta dicendo, non c'è nessuna variabile libera, non c'è nessuna variabile che non sia bloccata dalle condizioni date dalle equazioni. Ok? Quindi il sistema ammette in questo caso una ed una sola soluzione, altrimenti potrebbe avere quante soluzioni? Infinito alla 1. E guardate, adesso permettetemi un attimo. Rette. Rette, da qui siamo partiti. E Christian ce l'ha detto bene. Come possono essere le rette? Infinito alla. Parallele? Rango di A diverso dal rango di AB. Ci siete? Quindi nessuna soluzione. Incidenti. Rango di A uguale a rango di AB uguale a A2. Due incognite meno rango, un'unica soluzione. Coincidenti, rango di A uguale al rango di AB uguale a 1, infinito alla 1 soluzioni. Lo vedete che torna con quello che sapete già? Non l'avete visto. Ripeto, no, che tristezza, mannaggia, ho visto facce e morte. Fermi lì. Guardate. Boni, cosa verrebbe nei sistemi? Che cosa verrebbe nei sistemi? Boni, ragazzi, ragazze, aiutatemi. Cosa verrebbe nei sistemi 2x2 che già conoscete? Nei sistemi 2x2 che già conoscete, quello che voi ottenete è questa cosa qua. Rette parallele. Cosa vuol dire questo? RK di A minore di RK di AB. Quindi il sistema non ammette soluzioni. In questi due casi, invece, RK di A è uguale ad RK di AB. Quindi nei due casi questo e questo coincidenti, il sistema ammette soluzioni. Ma qua mette infinito alla numero di incognite 2 meno numero di equazioni 2 uguale infinito alla 0 uguale un'unica soluzione. Eccola lì. Qua invece abbiamo infinito alla numero di incognite sempre 2, ma in questo caso il rango di A uguale al rango di AB uguale a 1. Infinito alla 1 soluzione, abbiamo trovato esattamente la retta che mi dà infinito alla 1 soluzioni. Per finire, vi porto via, vi prego, lasciatemi portarvi via gli ultimi 2 minuti di vita. Ma allora, scusate, ci siete? Avete copiato questo? No? Poi vi do il PDF se serve. Ma perché adesso voglio farvi vedere, allora finiamolo l'esercizio di prima. Perché giustamente la vostra collega mi ha detto, sì, ma prof, ma lei cos'è che mi dà l'esame? Allora, se non ci sono soluzioni, abbiamo già capito che mettiamo aperta la tonda, chiusa la tonda senza niente dentro, giusto? Tutte e tutti? Se invece ci sono soluzioni, questo, come faccio a trovare le soluzioni di questo animale qua? Mi serve?
pochissimo tempo in questo caso, però so già una cosa. So già una cosa, quante sono le soluzioni? Una. Quindi avrò un valore per x, un valore per y, un valore per z. Una. Come faccio a trovarlo? Guardate, prendete un'equazione a caso. A caso, di solito si prende quella più facile. Io prendo la prima. Anzi, prendo l'ultima perché adesso voglio cambiare le cose. Mi trovo una variabile. Cosa troviamo? La x o la y? Quella che volete voi. La x. Quindi mi scrivo x uguale 1 meno y. Vedete che sono uguali queste due? Adesso, in tutte quelle che scrivo sotto, dove c'è la x, nelle altre, dove c'è la x metterò 1 meno y, ok? Quindi qui metto 1 meno y più z uguale a 1 e qui scriverò. Ho sbagliato, naturalmente. Fermi, non scrivete puttanate. Yeah. Nella prima non c'era x e quindi riscrivo y più z uguale a 1. Nell'altra invece scrivo 1 meno y più z uguale a 1. Ci siete? Mi avete seguito? Quindi mi evidenzio un'equazione. Mi calcolo un'incognita. In tutte le altre parti mi riscrivo le altre equazioni avendo avuto l'accortezza di sostituire quell'incognita con quello che ho appena trovato. La prima incognita la lascio congelata. Mi rimane un quadratino lì e non la tocco più. Adesso mi faccio i conti. E questa mi diventa meno y più z uguale a 0, perché questi due animali semplificano. Adesso dico, la prossima con cui lavoro è quella che è più facile, la seconda o la terza? Secondo me la terza non c'è neanche il termine noto e quindi la prima me la lascio uguale. La terza la scrivo z uguale a y. La riquadro, la evidenzio in un altro colore e adesso mi scrivo quello che manca. Ricordatevi che quello che manca è questa, dove al posto della z ho messo la y. E quindi ottengo y più y uguale a 1. Adesso spero di avervi aiutato con i colori. Mi fate finire l'esercizio perché non possiamo finire in un altro momento. Ritorna ragazzi, mi avete seguito. Allora, prendo un'equazione, metto in evidenza un'incognita, le metto in alto. Le altre me le scrivo, solo che invece di riscrivere l'incognita che ho trovato x, al posto di x mi metto quello che ho trovato. Ne rimangono due. Da 3 sono passato a 2, ma ho due incognite. Perfetto, nessun problema. Adesso mi prendo quella più facile. Ho detto che è la seconda quella più facile. Di nuovo, metto in evidenza la terza che è quella più facile. Metto in evidenza la variabile z, la sostituisco sotto e alla fine mi trovo y è uguale a un mezzo. Ci siete? Ma z, allora torno indietro, backward, z è uguale a un mezzo e x uguale a. Un mezzo, scusatemi, mi è venuto un po' quello. Ok, cosa scriviamo in Moodle? Cosa scriviamo in Moodle? Aperta la tonda, un mezzo, virgola, senza spazi, un mezzo, virgola, un mezzo, senza spazi e con le virgole tra i numeri. Se il sistema ammette una ed una sola soluzione, questa è la modalità che utilizziamo. Quindi, prego. Nel caso del 2x2.
La 2x2 quella era, no? Ragazzi, ragazzi, avete dubbi? Vi torna? Prima di andare, Borre! Ci siete? Mi avete seguito? Dubbi a posto? Allora, se ci sono infinite soluzioni, lo vedete come sono Grasselli, Martino, lunedì, perché quello mi richiede 10 minuti di tempo e vi ho già rubato 9 minuti di vita. È un caso che vengano. Può succedere di tutto. Eh certo, XYZ. Quindi, lo diciamo, vanno inserite in ordine ed è un caso che vengano uguali. Ciao. Posso